Nel video precedente dimenticavo di dire che questi disegni sono stati realizzati da una bravissima studentessa che si chiama Alessia Perla Bisogni. Ora procediamo con il secondo disegno, dove c'è lo stesso specchio concavo di prima, la stessa sorgente luminosa e, come detto nel video precedente, questa sorgente luminosa prima si trovava a destra del centro dello specchio, adesso l'abbiamo avvicinata e l'abbiamo portata nel centro dello specchio. E come già detto nel video precedente, l'immagine si forma anche lei nel centro dello specchio. È capovolta e ha la stessa altezza della sorgente luminosa. Vediamo perché, cioè vediamo come si fa a costruire questa immagine. Dobbiamo trovare il punto B'. Dunque utilizziamo gli stessi quattro raggi di prima. Il raggio blu, parallelo all'asse ottico, si riflette e passa per il fuoco. Il raggio verde passa per il fuoco, si riflette sullo specchio e procede parallelamente all'asse ottico. Il raggio rosso esce sempre da B, si riflette nel vertice dello specchio in modo simmetrico rispetto all'asse ottico e infine il raggio giallo esce da B, passa per il centro dello specchio, si va a riflettere qua giù in fondo sullo specchio e ritorna indietro per lo stesso percorso ripassando per il centro dello specchio. Come si vede, tutti e quattro i raggi passano, si incrociano e si intersecano nello stesso punto B'. Quindi B' è l'immagine di B. Quindi la sorgente luminosa si è ricreata la sua immagine capovolta nello stesso posto, cioè a distanza uguale dal vertice dello specchio, cioè nel centro dello specchio. È capovolta e ha la stessa altezza della sorgente luminosa.